Salve, siamo ancora sul portale Argo per vedere questa volta Scuola Next, perché molte funzioni di Scuola Next ancora non sono state integrate all'interno del registro elettronico di DAP. Sono funzioni che hanno a che fare con totale assenze o con i totali personali o con leggere i messaggi che ci hanno inviato i nostri alunni in diverse occasioni. Per accedere sempre dal portale Argo, Scuola Next, le credenziali sono sempre le stesse. Accediamo. Il corpo della pagina è un po' diverso rispetto a quello di Argo di DAP. Ci sono più voci nel menu. Anche se alcune sono già proprie di Argo di DAP, per cui non le andremo a vedere. Iniziamo con la prima voce che è Registri. Sono presenti soltanto due caselle, una per quanto riguarda il conteggio delle ore di lezione, l'altra per quanto riguarda note e alunni e incontri con le famiglie. Andiamo a vedere ore svolte. Qui possiamo vedere il totale delle ore da noi svolte in ogni classe. Cliccando sulla classe, scegliendo magari il periodo, io dal 1 settembre fino a oggi vado a cliccare sulle classi di mia appartenenza, vedo che per tecnologia informatica ho svolto 33 ore. In questa classe ne ho svolte 58 di informatica e 21 di TPS e così via anche per le altre classi. Chiudiamo. Note alunni. Qui nel caso in cui noi abbiamo riportato delle note agli alunni oppure vogliamo comunicare qualcosa alla famiglia. È un po' come la bacheca, che abbiamo riscontrato su DIDAP. Scegliamo una classe, io prendo questa e in questo momento qui non ho nessuna annotazione. Posso aggiungere, modificarne una inserita o cancellarne una inserita, oppure posso stampare l'elenco delle note. Per aggiungerla facciamo su più, appare l'elenco degli alunni della classe, ne prendo uno a caso, confermo. Il giorno odierno, posso scegliere tra annotazione generica e un'annotazione per un incontro con le famiglie. Scrivo qui il messaggio, gentile genitore, la prego di bla 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 bla. Conferma. E il messaggio appare qui e viene inviato al genitore. Lo posso modificare agendo su questa spunta. Vado a modificarlo e riconfermo. Lo posso annullare. Ok, chiudiamo. Stampe, registri. Beh, come dice la voce, è ovvio che da qui è possibile stampare tutto quello che riguarda il registro personale o il registro di classe. Da qui è possibile stampare il registro di classe. I promemoria, il riepilogo delle attività o le annotazioni. Vediamole uno per uno. Promemoria. Mi si propongono le classi, io ne scelgo una delle mie, confermo. Scelgo il periodo relativo ai promemoria che voglio visualizzare, supponiamo dal 1 ottobre, confermo. E qui ci sono tutte le annotazioni fatte per questa classe, tipo programmazione di incontri o cose del genere. È possibile anche stamparlo agendo sul pulsante stampa. Andiamo a vedere il riepilogo delle attività. Scelgo una classe, una materia, perché in questa classe insegno più di una materia. Anche qui magari voglio visualizzare tutte le attività svolte da settembre a ora e queste sono tutte le attività da me svolte nel giorno, nell'ora e come attività
svolto compiti assegnati. Altra opzione è annotazioni per classi. Scelgo sempre una classe, scelgo sempre il periodo, confermo. Anche qui le annotazioni relative alla classe, lette circolare e così. Registro del professore. Stampiamo registro del professore o delle attività, moduli e argomenti. Registro del professore. Prendo una classe, in questo caso è una prima. Posso stampare fronte, retro, le prove scritto-pratica per singole settimane, per più settimane, seleziono per più settimane, dal 1° settembre in poi. Stampa. Ecco qua. Ho il frontespizio con il nome dei ragazzi, con la data ogni giorno. Siamo a settembre, ma già ci sono delle assenze. In questo modulo io posso vedere le assenze verificate fatte dai ragazzi. Chiudo. Sul retro vediamo cosa c'è. Attività svolte, attività assegnata. Qui siamo a settembre, non c'ho nulla. Ecco, il 18 ho iniziato a fare lezione. Questa classe la vedo una volta alla settimana, per cui una volta alla settimana ci ha annotato un'attività. Prove scritto-pratiche, stampo. E qui ho i voti dei ragazzi con le date in cui hanno svolto interrogazioni o prove pratiche. Chiudiamo. Andiamo a vedere riepilogo conoscenze e abilità per classe, per alunno, medie, tabellone medie voti per competenze e abilità. Io non le utilizzo, per cui non posso farvi vedere nulla. Registro del professore, riepilogo per alunno. Prendo al solito una mia classe, ho qui l'elenco degli alunni, ne seleziono uno a caso, clicco due volte, mi fa vedere il periodo che va, lo posso scegliere, io faccio da ottobre. Note, scritto orale e pratico, confermo. Posso scegliere se stampare in PDF o in Excel. Vediamo il PDF, gli argomenti, le note e eventuali valutazioni di ogni singolo alunno. Quindi posso prenderne un altro. Confermo. Stavolta lo vediamo in Excel, ma ho scelto il secondo quadrimestre. E qui valutazione mi è stato scaricato, quindi lo posso aprire. Ed ecco qua i voti del ragazzo e le notazioni adesso relativo. Chiudo, chiudo. Vediamo per classe. Prendo una classe, una delle due materie che io insegno in questa classe, confermo. Al solito vuole indicato il periodo, supponiamo da novembre ad oggi. Conferma. E ho tutte le presenze, le assenze, i voti generici per tutta la classe.
Andiamo a vedere riepilogo esteso. Prendo sempre la mia classe, confermo. Anche qui al solito mi si chiede il periodo. Ed ho un tabellone più grande dove sono riportate assenze, voti e note nel caso in cui ce ne fossero. Ultima opzione, registro delle assenze. Prendo una classe, confermo. E per quanto riguarda le assenze, è possibile indicare le assenze, per mese. Vediamo per esempio il mese di febbraio, confermo, mi chiede la tipologia di stampa e qui ho per il mese di settembre riportate le assenze, gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate di tutti i ragazzi. Questo per quanto riguarda i registri all'interno di Scuola Next. Alla prossima!